E per molti anni si pensava, e siccome arriva il primo giorno, è legato al sole, alla luna, alla terra, alla rotazione del primo giorno, è un fenomeno che capita qua, intorno al pianeta Terra. E c'è invece un po' la volta, chiaramente per la ragione che li hanno scoperti e che erano terrorizzati che qualcuno stesse facendo esplodere delle bombe atomiche vicino a noi, e in particolare verificare che nessuno facesse esplodere delle bombe atomiche di nascosto sul pianeta Terra o anche sulla Luna. Questi segnali arrivavano, erano proprio corti, l'intensità, lo spettro dei raggi gamma di una bomba atomica. E allora, che cos'è? La prima cosa da far vedere se venivano dalla Luna o da qualche posto sulla Terra. Quindi, normali, una volta al giorno, potenti come una bomba atomica. E cominciò uno studio segreto, perché i satelliti che erano stati messi in orbita erano proprio per verificare che non facesse una bomba atomica. Quindi erano segreti e non rivelarono questi segnali. State seguendo? Non sono affascinato, spero che riuscite a apprezzare. E un po' una volta si le resero pubblici e noi ci lanciamo con un'idea incredibile. Allora, quello che vi dico era il 73, dopo 72, quindi erano ancora i miei doni, fluttuavano ancora di diventare esseri umani. 72. E abbiamo detto che questi qua, secondo noi, vengono da un buco nero nel momento di nascita del buco nero. La teoria l'avevamo fatta, la pubblichiamo. Credo che pochissimi ci abbiano creduto, così. Bene, ci sono voluti dal 72 a oggi, ai libri, all'altro libro, di far vedere che questo effettivamente è quello che succede. E cosa succede? No, qualcuno che deve ancora arrivare. No, lascia la porta aperta. Non si legge il vento. Mette il tappeto, lo lascia aperto. Sicuro, per la sicurezza. E chiaro, quindi questa storia, ma è stato un incidere incredibile, perché si è mantenuta costante l'idea e si sono sviluppati tutti gli osservatori che hanno reso possibile l'identificazione di questo oggetto vera. E così che un po' alla volta si sono lanciati dei satelliti. Uno dei satelliti più importanti, un satellite italo-olandese. E per molti anni non si sapeva dove fossero, perché si sapeva più o meno che era sotteso l'altro, no? Nei raggi gamma di alcuni anni, ma c'erano milioni di stelle in quella direzione. Come si fa a sapere qual
bella stella che l'ha rimessa. Il diavolo, e non si sapeva, eravamo dati, eravamo ciechi, non riuscivamo a capire, perché sapevamo che o meno si viene dati nel divano, ma dove, come, come si fa? E poi un satellite italiano, questa lavorava nei raggi gamma, cosa vuol dire raggi gamma? Lo sapete cos'è? Raggi X, lo sapete. La fate raggi X, qualche volta. Si è rotto un braccio, quello che sapete, ma raggi X. E quelli sono penetrati. Queste immagini non sono, sono gamma, sono un po' più energetiche. Ma ancora più difficile è stato dirle l'orientamento per la loro vita. E tanto il satellite italiano lavorò nella Gamma e nella GX e riuscirono a determinare meglio la posizione di dove succedeva questo flash. Dopo nei giorni scorsi abbiamo avuto un mitico, la persona che l'ha scoperto in questo satellite del COSAX. Stabilito che venivano da una certa posizione molto più accurata, si è trovato che da quella posizione coincideva una galassia. Quindi non venivano dalla nostra galassia all'interno del sistema solare o dalla nostra galassia. Venivano fuori da una galassia fuori del sistema planetario nostro, della nostra stessa galassia. E allora la cosa affascinante è che tecnologicamente c'è stata una corsa. Tecnologicamente c'è stata una corsa, per cui motivato anche da questo, si sono sviluppati dei telescopi sempre più potenti, ottici, oltre che della GXA. E alcuni di questi telescopi erano su Manuakea, sono su Manuakea, sulle Hawaii, e riuscirono a trovare un segnale di luce, di fotoni, che arrivavano da quella galassia. Catturare la luce di quella galassia. E allora la cosa fantastica è se la galassia, questo dovreste capirlo, è vicina a noi, non c'è problema. Se io trovo un atomo di idrogeno sulla Terra e un atomo di idrogeno in quella galassia, hanno la stessa lunghezza d'onda. Ma se la galassia si allontana da noi a grande velocità, la linea di idrogeno ha una lunghezza d'onda più lunga dall'effetto Doppler. Mi chiamo, siete più bravi, ne avete guadagnato grazie alla vostra professoressa. Quindi si è capito che quell'oggetto veniva da una galassia decine di miliardi di anni luce da noi. Decine di miliardi di anni luce da noi. Cioè, noi oggi riceviamo, abbiamo detto 19.04.10, però quando andiamo a vedere lo spettro e la galassia da cui viene, oggi tutto questo viene fatto in automatico. Cioè immaginate, noi questa cosa l'abbiamo fatta a piedi, difficile, passo per adesso è tutto in automatico. Cioè se arriva il gamma ray burst 19.01.14, può essere A, B, C, se ce n'è uno è A, se ce n'è due è B, se ce n'è tre è C, qui
ce ne avremmo anche uno A, uno B e uno C. Ma immediatamente tutti gli osservatori del mondo, tutti, guardano, e nel giro di alcuni minuti, questa è la cosa fantastica, questa è la ragione per cui questo campo è diventato enorme, perché è la più grande collaborazione della storia umana. Dal tempo del ricevimento del primo segnale, nel giro di qualche minuto, secondo dove è buio sulla Terra, possono trovare in qualche minuto la galassia ostica. E ricomincia la storia. Quindi abbiamo questo è di gran lunga il più grande sforzo tecnologico mai fatto dall'uomo. Sono centinaia di osservatori ottici, 5 o 6 satelliti nello spazio e tante altre cose. Dove andate? Due oggetti eccezionali, eccezionalissimi,
stella di neutroni, di cui voi va a finire sapete già tutto. E la compatta, grazie al professore Sarpongo, l'altra è una supernova, una stella che sta facendo la supernova, che sta scoppiando la supernova. Quello che si vede è il primo segnale della supernova. Poi questo sistema è un sistema binario di due stelle, un sistema binario di due stelle, che girano intorno all'altro, uno intorno all'altro, ogni 4 minuti, molto 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 velocemente. Il sistema binario. Ma quando la supernova, e questo ve lo farà vedere Gregory, fa uscire la materia che cade sulla stella di neutroni, la stella di neutroni acquisisce la massa trasferita dalla supernova. Chiaro? E questo lo vediamo, acquisisce questa massa, cresce la sua massa, cresce, collassa, non correva. Questo capita dopo. Cavità nella stella che cresce.
Questa cavità la abbiamo scoperta noi, qui per la prima volta. E lui venne per la farla vedere. Ma c'è un altro discorso, anche un po' troppo teoristico, ma sono obbligato a farlo. Ma tenete conto che è molto teoristico e tenete conto che io sono convinto di aver ragione, ma che a voi sembra soltanto l'ispirazione. Ma questa è la vera frontiera, questo l'abbiamo capito. Abbiamo capito che questa macchina è la macchina, l'engine, questo engine. È la macchina più complessa mai vista nell'universo. Mi spiego, non mi sono spiegato. Cosa voglio dire? Se prendete un atomo di carbonio che forma le unghie, l'avete imparato, il carbonio, gli orbitali, le cose, l'atomo di Bohr, l'avete fatto, ma è semplice, è semplice. È semplice. L'atomo di Bohr, ancora più semplice, ma semplice. La bomba atomica fatta da Enrico Fermi. Sì, un sistema di nuclei che diventano oltre il valore critico, emettono dei neutroni, denti, pum, che vanno sbattuti in altri neutroni, e la bomba atomica è semplice. Eppure vi manderò questo scritto. Eppure la scoperta della bomba atomica ha cambiato la vita della Terra, ha cambiato militarmente, politicamente. Immaginatevi, la società prima della seconda guerra mondiale c'erano come i cavalli qua che portavano le persone dalla telefoto. Cavalli con i che portavano i turisti fuori dalla stazione. Era la realtà degli anni 40. 45, non 45, è la bomba. Cambia tutto sul pianeta Terra. Cambio radicale. Mi sentite queste cose? Sì? Il cambio. Questa macchina che abbiamo scoperto, che è un buco nero che ha una creazione dall'altra stella, eccetera, abbiamo tutte le equazioni. Enormemente più complicate. Ma enormemente. Ce la riuscite a capire la notte, la guardo giorno e notte. Ma enormemente più complicata. E in più, enormemente più potente. Chiaro concetto, emette in 4 minuti la massa energia MC4 di una stella in radiazione gamma. Energia che c'era 54 per questo mi viene dicendo 54 anni. Vuol dire il sole ci illumina con 10^33 al secondo. 10^33 per arrivare a 10^54 sono 10^21 volte l'energia del sole. Avete capito? 10^21 volte. Sai cos'è 10^21? Sì. Cioè 10^21, quella 10^21 volte l'energia del sole, e la cambiamo.
E allora la domanda che mi sono posto, e se lo sono posto ancora in pochi, ma per voi io ve la dico perché voi potete cominciarci a crescere. Perché un oggetto del genere è stato creato? Questo oggetto spara di quanti di energia? Ogni quanto di energia è 10 per 37 euro, e ne mette uno ogni 10 alla meno 14 secondi. Questo per me è la chiave. Vuol dire più piccolo di un millimetro, 100 volte più piccolo, 1000 volte più piccolo. Ma cosa c'è? Stiamo toccando la nascita del DNA nell'universo. Questa è la cosa che c'è. Cioè stiamo toccando la nascita. Cioè questo oggetto è, si presenta in tutto l'universo. In tutto l'universo, non nella galassia, per fortuna, ma in ogni galassia ce la sbatte una volta ogni 100 milioni di anni, in ogni galassia. E cosa serve? La mia opinione, e voi potete, 3 o 4 di voi, metteteci subito a lavorare, posso rappresentare la cosa più fondamentale. Rendere l'universo fertile alla vita. Cioè senza queste macchine l'universo sarebbe un insieme di pietra. Ma il DNA, il DNA nasce proprio da questa emissione enorme di energia in un universo che è ancora soltanto pietra. Inanimato,
questa macchina, questo dimostra una cosa fondamentale, che la vita esiste non sul pianeta Terra, esiste dappertutto, in tutte le galassie. In tutte le galassie democratiche, per questo gli avrebbero sono così potenti. Perché devono funzionare non qua, in una stanza, devono funzionare da grande a portare la vita in tutto l'universo. Questa è la cosa, la frontiera che stiamo toccando con mano in questi giorni. È il momento, accontentatevi, di vedere la nascita della cavità. Sarà questa la cosa più aggredito contatto che vedo di queste ore. È apparso il giornale Astrofisica Giornale ieri c'è stato il professore. Quando volete passate, ma siamo, spero che come dice la sua funzione di ambientare la vita dell'universo, mi auguro che questa mia conferenza sia servita di iniettarvi nella mente questa nuova possibilità. Se l'avete capito, non avete più tregua, lavorerete su questo per tutta la vita. Qualcuno, perché è fantastico.